i triestini, ecco, è complicato andare a ricostruire tutti i percorsi, no? Gli aborigini triestini, chissà di che specie saranno stati, essendo un posto da tanti decine di migliaia di anni abitato. E di che specie sono gli italiani? E coloro che in Italia ci arrivano? Chiediamo a Valerio Calzolaio, politico e accademico a Trieste per presentare il libro Libertà di migrare. Cosa c'entrano specie umane, clima e migrazioni contemporanee? Studiando, come abbiamo fatto nel libro Libertà di migrare con Telmo Pievani, tutte le migrazioni delle specie umane da 2 milioni di anni fa e poi di Homo sapiens da circa 130-140 mila anni fa a oggi, abbiamo visto che c'è sempre una quota minoritaria, molto minoritaria, dei gruppi, di individui dei gruppi, che tende a migrare. Più che emigrazioni e immigrazioni, eravamo tutti erranti e ci spostavamo talvolta repentinamente, soprattutto per due ragioni: il cambiamento climatico e il conflitto. Qual è la novità di oggi? Che i cambiamenti climatici di oggi sono prevalentemente cambiamenti climatici antropici e globali. Quindi il nesso con le migrazioni è che questa volta le migrazioni sono, come in passato, provocate dal clima, ma a differenza del passato provocate dall'uomo che ha cambiato il clima, e quindi sono responsabilità del modo di produrre e consumare in alcune parti del pianeta. È per questo che nel libro parlate di una nuova necessità. Bisogna riconoscere quindi il diritto di migrare e quello di restare. Cosa vuol dire questo? Questo diritto di restare è un termine che proprio mi sono permesso di inventare alcuni anni fa. L'insieme dei diritti umani configurano il fatto che c'è un diritto di poter restare dove si è nati e cresciuti, diciamo così, di non essere obbligati a migrare o addirittura a fuggire dal luogo. E guardi che questo diritto gli umani lo sentono in modo immenso. La libertà di migrare è una, come posso dire, cosa complementare. Lei ha lavorato al Ministero per l'Ambiente e collaborato con l'ONU. Cosa si sta facendo concretamente, secondo lei, per tutelare questi nuovi diritti, questa libertà di migrare e questo diritto di rimanere? Per ora non si sta facendo molto, per rispondere alla sua domanda, che dovrebbe essere una domanda invece assillante per chi ci governa ai vari livelli. Noi suggeriamo tre parole d'ordine. La prima è di, diciamo, accogliere chi arriva. In linea di massima ci sono sempre stati chi è arrivato, e se è povero, se non ha niente, se forse merita attenzione, e forse merita di porsi la domanda se non può darci qualche cosa alla nostra comunità, alla nostra convivenza. La seconda cosa è di combattere tutte le migrazioni forzate. Purtroppo oggi esiste soltanto la categoria del rifugiato. Il rifugiato è una persona in fuga da una persecuzione o da una guerra civile, quindi è una ragione politica. Mentre invece esistono anche i rifugiati climatici, cioè coloro in fuga da sconvolgimenti, da quelli che abbiamo chiamato come sconvolgimenti del clima. Sa chi è che ne parla? Il Papa. Al punto 25 dell'enciclica, che è fatta bene perché finalmente è un'enciclica che ha un contenuto scientifico e culturale almeno pari a quello morale, una coerenza scientifica e culturale. Al punto 25 dice: ma come si fanno a riconoscere anche i rifugiati climatici? E sarebbero molti di più dei rifugiati politici. E poi l'ONU, per la prima volta, ha citato le migrazioni fra gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Andate a vedere, questi ci sono 17 obiettivi e circa 169 target, cioè singole finalità dentro gli obiettivi generali. Nel decimo obiettivo, che riguarda le disuguaglianze del pianeta, hanno finalmente inserito una frase sulle migrazioni, che vanno rese sicure, rispettose, diciamo, delle varie dinamiche. Sono aggettivi un po' generici, come sempre l'ONU, ma già se facessimo così sarebbe qualche cosa. Si tratta di approfondire questa sostenibilità delle migrazioni.